tutti i casi di contatti di ditta aquilane con la criminalità organizzata, di cui si è parlato, quindi anche quella dell''ndrangheta, anche l'altro caso dei casalesi, dei contatti con i casalesi dell'anno scorso, sono tutti quanti contatti precedenti al terremoto. Quindi questo per dirvi il grado di pericolosità che c'era in questa zona indipendente dal terremoto. Col terremoto ovviamente si sono accesi i riflettori, quindi finalmente si è cominciato a parlare di rischio di infiltrazioni criminali nella provincia dell'Aquila. In realtà, cioè, dopo che ci stanno i soldi, ci sta comunque anche la criminalità organizzata, e quindi è matematico che ci stanno. I casi se ne cominciano a registrare tanti. La situazione peggiorerà man mano che si andrà avanti, quando partirà la ricostruzione vera, cioè quando si moltiplicheranno le stazioni appaltanti, quando appunto, i lavori verranno gestiti direttamente dagli amministratori di condominio, quindi senza alcun tipo di controllo, che se ne dica. Tenendo presente che anche per il progetto case, dove era tutto quanto gestito, come si dice, a livello centrale, gli stessi strumenti di controllo che erano previsti con il decreto Abruzzo già ad aprile 2009, quindi il decreto sulla raccolta dei flussi finanziari, la creazione della white list, sono tutti strumenti che sono entrati in vigore nell'autunno 2010, quindi all'ordine del progetto case finiti. Ci sono stati anche tutta una serie di allentamenti dei controlli, dovuti appunto al fatto che gli appalti venivano gestiti dalla Protezione Civile con la legislazione emergenziale. Quando furono trovati in due soli cantieri 132 ditte sospettate di subappalto non autorizzato, nonostante tutte le deroghe dalla legge sugli appalti che c'erano stati, la Protezione Civile è intervenuta facendo un'ulteriore ordinanza in cui si cancellava retroattivamente il reato. Sono stati fatti poi in seguito controlli in altri cantieri, e se su due cantieri erano state trovate 132 ditte, dopo l'intervento di questa ordinanza che cancellava il reato, con controlli in 20 cantieri, ad ottobre 2010 il bilancio è stato di solo 50 ditte deferite alla magistratura per altre irregolarità, quindi i subappalti non autorizzati praticamente erano diventati legali e quindi non si è potuto procedere. Questo solo per dire gli allentamenti dei controlli che ci sono stati già con la Protezione Civile. È chiaro che adesso che si passerà alla ricostruzione pesante, dove appunto le stazioni appaltanti si moltiplicano, i controlli saranno molto molto più difficili, anche perché molti strumenti non sono stati forniti.